col mister Rolando Marana alla vigilia della partita casalinga con la Regina, scontro che è importante in chiave playoff. Quanto teme questa formazione? Credo che adesso tutte le partite siano difficili, siano una squadra tutte le insidie, poi il fatto che giochiamo contro una squadra che ci sta dietro di poco darà degli stimoli importanti a loro, come dobbiamo averli noi. Non credo che l'una o l'altra squadra comporti maggiori difficoltà, adesso in questo momento qua le partite sono più difficili. È la Regina la squadra che le fa più paura tra quelle alle spalle, oppure Sampdoria e Brescia rappresentano delle minacce più grandi? Io credo che dietro ci sia un bel gruppo di squadre che possono insediare quella che in questo momento è la nostra posizione, perché noi siamo proprio lì, quelli da raggiungere. Però insomma noi dobbiamo essere sereni, dobbiamo continuare sulla nostra strada e pensare invece, ripeto, come dico sempre, di guardare avanti e guadagnare una posizione avanti. È arrivato almeno il tiepido, se non proprio il caldo, per voi è una novità quest'anno? È un'incidenza in più, perché noi non abbiamo avuto tante opportunità di giocare e soprattutto magari anche di allenarci con il caldo. Adesso, per fare i conti con questo, ma loro anche in questo caso potrebbero essere proprio abituati, visto che per loro, per collocazione geografica, è già da un po' che si allenano col caldo. Però, ripeto, tutto questo non deve essere alibi, mettere mani avanti, deve essere solo considerazioni da fare proprio per la preparazione della partita. L'analisi della Regina la posso fare sulla squadra, non sul loro calendario, perché tanto noi dobbiamo pensare al nostro, dopo noi abbiamo altre partite difficili, per cui io credo che la Regina sia a 3 punti da noi, perché è una squadra che comunque sta facendo un buon campionato, sta cercando, è sicuramente in un momento positivo, perché è riuscita a vincere in casa con Livorno, una partita non semplice. Adesso vincere, sai, quando è diventato un po' più difficile per tutte le squadre.